Ciao, benvenuti a un nuovo video. Lo so, ambientazione molto molto particolare, ma mi è appena arrivata e volevo fare subito il video con voi finché ancora in commercio è facilmente disponibile. Di cosa parlo? Della Look Fantastic Peter Thomas Roth. È una box in edizione limitata in collaborazione con questo marchio che io ho conosciuto proprio grazie a Look Fantastic e mi trovo molto bene, ma molto molto bene. Quindi ho detto: mi è arrivata questa box, non l'ho neanche aperta, ho detto la guardiamo insieme. Allora, ho solo sbirciato che il prezzo è di 60 euro, ma c'è sempre il mio codice nel caso mi interessi. E comunque, se per caso al momento non è disponibile, torna disponibile, torna disponibile. Ho visto che a volte c'è scritto prossimamente, poi dopo torna disponibile, quindi. Allora, apriamo la box e la apriamo insieme perché sono curiosa. È fatta così. Ok. Scatola. Carta. Ok. Eccola qua. Anche bella pesante. Allora, Look Fantastic per Peter Thomas Roth. Scannerizza il codice QR. Ah, forse per i dettagli completi. Quindi pausa e vado a scansionare. Ed eccoci qui. Allora, vedo dei prodotti grandi e dei prodotti più piccoli. Da cosa parto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Partiamo da quelli senza confezione. Allora, questo qui, eccolo. È il Water Drink Hyaluronic Cloud Cream Hydrating Moisture, crema idratante, è un 20 ml, quindi sarà piccolino. Ok, è questo qui. Andiamo a vedere, è chiusa, ma noi l'apriamo. Intanto cerco il prezzo. Ah, 20 ml, la confezione è grande, cioè è un 20 ml? Strano che sia un full size da 20 ml, allora deve essere molto idratante. Comunque è un full size da 20 ml e viene 35 euro. È una crema, è molto 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 idratante, molto ricca e molto corposa. Tantissimo. Ecco perché. Poi guardate, scorre proprio. Quindi ne basta meno di quella che ho messo io. Ha una texture che è particolarissima. Cloud Cream, crema nuvola. Effettivamente, altro prodotto interessante che proverò. Oh, che particolare. Secondo me sulla pelle deve essere proprio. Ok, andiamo avanti con quelli senza confezione. Firme. Peeling gel è un gel esfoliante, questo è un 15 ml e andiamo a vedere 8 euro, questo è un travel size, ok, un esfoliante, poi sempre di confezioncine piccole, Instant Firm A, temporanei e tacting, ah, ok, allora è un contorno occhi per dare istantaneamente un look ultra rimpolpato. Applicare una piccola quantità, lasciare agire 3-7 minuti. Questo ci interessa molto e lo proveremo subito. Volevo vedere il prezzo. 5 euro perché è un travel. Però ci interessa. E poi abbiamo questo. Ah, ok. Aspettate. Ah, ha proprio il dosatore. Carino. È un 5 ml Potent C Power Serum con il 20% di vitamina C, il 3% di E, il 2%, non riesco a capire, acido ferulic antiossidante. Ok, allora antiossidante, dunque abbiamo detto che è un 5 ml, sì, ok, è questo qui che è un 18 euro per questo cosino.
Quindi adesso che non usate un po', saremo a 17. Ok, e io la crema questa qua, la water, mi interessa tantissimo. Ma andiamo avanti perché qui vedo dei prodotti in teoria in full size, questi due. Appoggiamolo un secondo. Abbiamo, ok, Retinol Fusion PM Night Serum, un siero per retinolo 1,5%, poi ha anche la vitamina C ed E, ed è pure potent thyme, sì, purificante, è un full size 30 ml. Andiamo a vedere. Il retinolo in questo periodo mi piace molto, mi piace molto. Adesso vi faccio vedere anche la confezione e andiamo intanto che sistemo. Ah, ci sono, l'ho perse, però c'è il libretto con le avvertenze, leggetelo sempre. Il retinolo mi raccomando sempre da partire con moderazione. A giorni alternati e vedete come reagisce la vostra pelle. Comunque questo, che è questo qui, 75 euro. Wow. Sì, effettivamente so che è un marchio abbastanza costoso, però è spesso in promozione e poi ci sono due prodotti, due, soprattutto uno. Finiamo la box intanto, 75 euro. Allora, anche se fosse in promozione, la box è da 60, già ripagata nel caso. E finiamo con l'ultimo prodotto che non conosco. Ok, 24 carati Gold Mask, Pur Luxol Lift and Firm. Una maschera, eccola qui. Ah, è proprio dorata. Per un effetto, allora, da 5 a 10 minuti. Per un effetto levigante, per il contorno, rivitalizza. Vediamo, vediamo. 150 ml. Questo è il foglietto illustrativo. Ah, 95 euro. Ok. Allora, intanto facciamo un recap di cosa abbiamo trovato in questa box che ricordo ha un prezzo di 60 euro. La maschera per il viso 24 carati Gold Mask, il retinolo in full size. Ah, in full size anche questo che mi ispira molto. Water Drink. Ok. Poi in travel size invece ci sono il contorno occhi con un effetto temporaneo rimpolpante e che penso che sia perfetto ad esempio prima di eventi o qualcosa di importante. Vedremo subito se funziona. Il peeling gel, ok, e la vitamina C, sempre in travel size, per un, dove è finito il telefono? Allora, per un valore di tutto questo 236 euro. Mi sembra una cosa valida, mi sembra valida anche perché Peter Thomas Roth è un marchio che a me piace molto, ma costoso. Io a questo punto però metto in pausa perché il mio prodotto preferito in assoluto e un altro che mi piace molto non ci sono, ma dato che io li uso e ce li ho, ve li cerco e ve li mostro. Eccomi, li ho trovati. Allora, sì, effettivamente il formato che ho io è più piccolo di quello travel, quindi del classico. È un formato più piccolo perché sì. Perché sì. Questo da quanto è? Questa è ancora chiusa perché è nuova. È un 50 ml, mentre quella grande è un 150. Però io li trovo in vendita ed con le offerte mi trovo bene. Allora, quella che vi mostro per prima è. Sono due. Ve l'ho detto che avevo due prodotti. Questo è il mio prodotto preferito. Allora, scoperto per caso tramite Look Fantastic o un altro sito, comunque qualcosa di, perché c'è anche su Zalando, forse ASOS, è in giro. Allora, questo è la
Pumpkin Enzyme Mask è una maschera enzimatica, esfoliante, peeling, rivitalizzante. Ha un po' l'effetto, questa è proprio una maschera, ho detto che era nuova, è proprio una maschera ed è tipo gel da applicare leggermente. Fa un po' l'effetto esfoliante con gli acidi di quel classico siero rosso di The Ordinary. Esatto, che però sulla mia pelle la lascia molto molto irritata. Questa è più delicata, ma ha lo stesso effetto esfoliante. Io mi trovo davvero molto molto bene, soprattutto nel periodo invernale, perfetto. Per chi come me ha la pelle mista o grassa, quindi anche con impurità, questa è fantastica. Altro prodotto di cui vi voglio parlare, sempre del formato, secondo me è quello che trovo in offerta. Questa è una maschera. Questa è la Irish Moor Mud, è una maschera nera purificante per chi ha la pelle mista, grassa, tendente alle imperfezioni. Questa maschera è fantastica. Io la applico un pochino con un pennello, il tempo che mi lavo i denti, mi lavo comunque, non so se dice un tempo, 10 minuti, ecco, sì, effettivamente sì, 10-12 minuti. Poi la vado a rimuovere con un pannetto di quelli microfibra ed è bagnato. Si vede la differenza, costano, ma si vede la differenza. E trovo che questa box sia stata un'ottima cosa per testare nuovi prodotti. In questo caso testerò il retinolo perché io sono un'amante in inverno del retinolo. La maschera perché sono curiosa di provarla e questa crema. Io non amo le creme idratanti, molto idratanti, ma questa ha una consistenza che mi piace un sacco. E basta, questo era tutto. Come sempre, appoggio. Fatemi sapere, lo so, questo video ha una qualità assurda, ma volevo farlo immediatamente in modo che poteste trovarlo ancora in commercio se vi interessasse e sapere che cosa c'è dentro. Intanto, spero vi sia stata utile, di avervi tenuto un pochino di compagnia. Fatemi sapere se conoscevate questo marchio, se avete provato i prodotti, quale vi incuriosisce di più? E niente, io vi do appuntamento al prossimo video in una location più illuminata, sicuramente, promesso. Ciao!